Parlando di Auschwitz piuttosto che di Birkenau, che sono due campi vicini, oppure di altri campi di concentramento che erano in un certo senso disseminati nell'Europa dell'Est, ma anche in Italia. Bene, quando uno pronuncia la parola campo di concentramento, campo di lavoro, campo di prigionia, Shoah, Olocausto, noi immediatamente siamo avvolti, dico io giustamente, dalle tenebre. Eppure c'è qualcosa che accomuna, va oltre queste tenebre, ed è la speranza. Ma mi direte, come si fa a vedere speranza in un posto dove tutto è disperazione? Come si fa a vedere vita in un posto dove tutto è morte? Non sono io a vederlo, perché io, ma anche tu, che più o meno potrei avere la mia età, io e te non abbiamo vissuto quei giorni. La speranza ci viene, questo è bello ed è anche arricchente, proprio da chi ha vissuto quei giorni. Molti ricordano infatti, racconta e scrive Matteo Corradini, di essere sfuggiti all'angoscia dei momenti più bui. Questi molti sono i testimoni dell'Olocausto. Aggrappandosi a ricordi, a pensieri e oggetti che li tenevano ancorati al mondo come era prima delle leggi razziali. Basta un pensiero, un oggetto, un ricordo per tenerti in vita, in posti di morte, di disperazione. Piccole fiammelle di speranze che hanno permesso ai deportati di resistere. E noi vogliamo vedere queste piccole fiammelle di speranza. Così accennando a qualche storia, accennando a qualche pensiero. Perché, vedete, tutto ciò che è testimonianza della speranza che emerge dal male, della vita che emerge dalla morte, tutto questo deve essere conosciuto, perché fare memoria vuol dire non restare chiusi nella disperazione, nella morte dell'Olocausto o di altri crimini o di altre violenze, no, ma avere la forza, direi avere la potenza di saper uccidere la morte con la vita, con la speranza e con un mondo in cui ogni uomo possa vivere in tranquillità, liberamente e rispettato nei suoi diritti più intimi e più profondi. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!